Eccoci qua, adesso abbiamo cambiato apparato. Amore, però devi salutare il tuo primo vlog. Ma vai. Tanto ci siamo già visti prima, no? Vabbè, ma in un altro vlog, vabbè, questo ciao. È un altro. Ah, questo è un altro, ecco. E il tuo? E io sono bellino. Quindi, okay. Vai, ciao a tutti. Ciao a tutti da Paolo E da Barbie Mare. Però adesso vi saluta, perché vado a farmi la mia formazione professionale. E io invece vado a farmi il mio giro per Milano, ok? Ok, fatemi tanta compagnia! Sì, grazie, anche perché sennò sai che tutto il giorno. Ok, ciao, a tra poco, ciao! Allora, un incubo ragazzi, oggi sto un po' con voi. Un incubo, si è bloccato tutto. Nel senso che sono partito da quando ve l'ho detto, ho dovuto prendere il 91, va bene, 11 fermate fino a Viale Jenner, poi da lì ho preso l'S4 per Varese con 25 minuti di ritardo. Ora sono le, aspettate che guardiamo, sono le 11.10, 11.15. Adesso per andare a questo centro commerciale qua devo andare a prendere 591, boh, adesso vedo che c'ha mezzogiorno e 10 e sono le 11.15, ho 3 minuti a piedi. Vi faccio vedere il tempo qua. Nebbia. Ma ragazzi, anche voi di Milano, sempre la nebbia, madonna che pesante che è. E vabbè, comunque adesso vado a cercare sta fermata e poi 11.10 partirò, 12.10. Arrivo là praticamente, poi devo tornare indietro, mangerò qualcosa e poi torno indietro. Un salto veloce da Primark e così Barbara è contenta, se no mi spacca le gambe se non vado a prendergli qualcosa. Ok, a tra poco, ciao. Allora, sono qui alla fermata del 561, alle spalle ho la stazione di Rofiera. Dal freddo si blocca anche il telefono perché mi stanno gelando le mani, letteralmente. Un freddo spaziale. Vi aggiorno poi quando arriverò da questo centro commerciale, che ci starò proprio 2 ore. Ok, ciao. Oh, mi credete? Sono arrivato, sono le, tutte le volte la giacca mi copre, 12.35. Sono arrivato qui al centro commerciale di Arese, il centro, che forse ve l'avevamo già fatto vedere, mi sembra di sì, è grandissimo, per chi è qua dalla zona, che lo conosce, sa benissimo quanto è grosso questo centro commerciale. Che poi ce ne siano altri più grossi, Milano e Intala, non lo so, ma questo è veramente grande, ragazzi. Ora vado dentro, ciao, tra poco. Allora, sono qua all'interno e mi gusto un favoloso panino porchetta. Questo tavolo qua sta in piedi, è un po' zoppo sto tavolo. Allora, sono sempre qua dentro. Adesso, dopo un po' di riposo e un bel paninazzo, che ora non c'è più, ma era con la porchetta, vado a prendermi un caffettino. Poi vi porto, se volete, visto che io sono un maschietto, vi porto a vedere un po' di elettronica, un po' di tecnologia. E poi andremo da Primark. Ora mi vado a far fare il caffettino. Io ho lo scontrino in taschina e va bene, mi prenderò sto caffettino adesso. Allora, come vi ho detto, dopo un caffè ristretto buono, adesso pensiamo anche un po' ai maschietti, ai vostri mariti, vostri compagni, fidanzati, fratelli, amici. È che poi non ditemi di tutto, perché vi faccio vedere, non so se l'avete mai visto,
ma penso di sì. 100 pollici. Televisore da 100 pollici, ragazzi. Cioè, grande come un mezzo muro di una casa. A un prezzo... non è economicissimo, ma c'è tanta roba, qua. 3.200 euro, ma 100 pollici. Sono veramente tanti, ragazzi. Vi mette male capire le proporzioni, però io più mi allontano e più il televisore è lì, È un 2,5 metri buono per un metro, 1,30 m, 1,40 m. Ci sono le misure, forse. Sì, 2,23 m per 132. Tanta roba. Tanta roba. Connessioni, spessore, c'è un po' di spessore, Questo si può anche appendere al muro. Vedete? La presa Vesa, per chi sa più o meno cosa sto dicendo. E se no c'è il suo piedistallo a corredo, ma ci vuole un mobile veramente, veramente largo. Ma anche la staffa deve essere adatta a un 100 pollici, che non so se ce ne saranno tante in giro, e poi fissata al muro, veramente, veramente, con dei fisher di quelli tasselli proprio che entrano dentro, sennò viene giù tutto. Niente, adesso sono un po' qua dentro, mi faccio un giretto. Tanta tecnologia, tanta roba. Passiamo sempre per le ragazze. C'è un po' di tutto, comunque. Poi, vabbè, è un normalissimo... Cos'è più? Sapete che non mi ricordo già più che cos'è? Ah, Media World. Ok. Va bene. Mi sto avvicinando, così almeno non ho la pena di morte stasera. Tanta roba anche qua dentro, tanta roba per uomo e per donna e per bambini. Qua si può comprare di tutto. A me non è che piace eccessivamente, Però vabbè, di sopra c'è il reparto uomo. Per adesso in Liguria non ce n'è. Dovrebbero forse aprirne uno, mi sembra, a Genova, ma non so se c'è qualcosa già di certo. Comunque roba ce n'è, roba ce n'è veramente tanta. Ok, mi faccio un giretto. All'uscita del negozio vi faccio vedere quanto è vasto questo centro commerciale. Ma poi si estende su vari, diciamo, vari corridoi in cui vi sono decine e decine di negozi. È veramente molto grande. Allora, chi è della zona già lo sa. Io non lo sapevo. C'è la navetta che dalla stazione centrale al centro commerciale di Arese ti porta senza fermata, uno stop, e viceversa. Quindi adesso sono sul pullman che mi porta direttamente in stazione centrale. Sì, potevo prendere quello dopo, ma rischiavo di arrivare troppo tardi, quindi va bene così. Perfetto.
Allora, sono le 8:20 del mattino circa, del giorno dopo. Ieri sera poi, ragazzi, non ce l'ho fatta. Quindi, no, non è che non ce l'ho fatta, ero un po' cotto, comunque, vabbè, dai. Niente, siamo arrivati poi in orario col treno, tutto a posto, quindi, boh, speriamo che non vi ho stressato, che non vi ho rotto tanto le scatole con questo mio primo, ci proviamo. Se poi avete intenzione di andare anche da qualche altra parte, più da maschietto, ma non so, qualche brico, qualcosa di diverso, via. E me lo fate sapere e poi qualcosa faremo, ok? Sempre insieme, va bene? Allora, adesso il ciao ve lo dico, perché 30 spezzoni, come ho già detto ieri, 30 ciao, quindi adesso vi dico ufficialmente ciao, a presto, ok? Ciao, 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 ciao.